Sì, questa sera dico, tolgo un sogno dal cassetto, un piccolo grande sogno che avevo, che covavo da tanto tempo, e questa sera sono riuscito a realizzarlo, a tirarlo fuori. E quindi c'è la presentazione di questo libro a cui sono moltissimo legato, perché è una parte fondamentale di me, la parte dell'infanzia che ho rivisto con gli occhi del bambino che fui. E quindi è una cosa un po' particolare, non è soltanto un'autobiografia, è qualcosa di più, è una via di mezzo fra la memoria collettiva e la memoria personale. È una narrazione, una storia che parla di un ambiente duro, che era quello dell'Amiata a cavallo degli anni 50-60, e di un bambino vista con gli occhi di un bambino, e poi filtrata dalla ragione dell'età adulta. Però è un mondo che ho voluto rappresentare, e quel mondo c'ero io bambino che guardava, osservava, e che ha mantenuto tanti ricordi che per molto tempo sono stati in un limbo, sono stati praticamente quasi sul punto di scomparire. Poi un bel giorno mi sono detto che valeva la pena riviverli, valeva la pena tirarli fuori, e così ho scritto questo libro, con tutti i limiti e tutti i difetti che certamente avrà. Però ecco, c'è qualcosa di molto particolare, c'è un tratto di me molto importante che in qualche modo credo che si legga dal libro. Fu proprio da quelle parti che per un certo periodo dovetti ingaggiare una insolita ed impegnativa battaglia con un gallo che regnava indisturbato nella grande aia lambita su un lato dalla stessa mulattiera che portava alle capanne dei mazzieri. Questo sogno dal cassetto, uno dei tanti sogni del cassetto, che sono nel cassetto, di cui alcuni si tirano fuori. Questo è un piccolo grande sogno che ho tirato fuori e che ho realizzato. Ecco, questo è condividere con voi questa presentazione. Gli dissi: ma in questo libro, prima di scrivere la prefazione, ma la politica non c'è? Era una domanda che si pone per chi come me, come lui, ha alle spalle una lunga esperienza politica, una lunga passione. Intanto a me il libro di Luciano è piaciuto molto, l'ho letto due volte consecutivamente per apprezzarne fino in fondo il valore, anche ovviamente sapendo di questa presentazione, per riuscire a entrare il più possibile in quella che è la dimensione, come lui stesso ha detto, di una persona adulta che però cerca di scrivere ricordando come vedeva le cose con gli occhi di un bambino.